Benvenuti all'edizione Flash del GR Rincronaca. In studio Bianca Bettio con la collaborazione di Daria Mighetti e Alessia Sironi. Apriamo con l'avvertenza sindacale della Magneti Marelli di Crevalcore. È previsto oggi l'arrivo del presidente Stefano Bonaccini al presidio organizzato dai lavoratori davanti allo stabilimento. Risale infatti a pochi giorni fa l'annuncio da parte dell'azienda della chiusura della fabbrica nel Bolognese, dove sono impiegati 229 lavoratori e lavoratrici. La causa? L'aumento dei costi dell'energia. Immediate le proteste degli operai che rischiano dunque il posto di lavoro. È in corso una mobilitazione permanente almeno fino a venerdì, data in cui ci sarà anche uno sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo in Italia. La cronaca. La famiglia di Michele Merlo, cantante morto a Bologna in seguito a una leucemia fulminante nel 2021, si è opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Vicenza per il presunto omicidio colposo. Secondo i familiari, infatti, sarebbe il medico di base a dover finire a processo. Il giovane, spiegano i consulenti legali della famiglia, aveva più del 90% di possibilità di salvarsi e la sua emorragia cerebrale e conseguente decesso potevano essere evitati. Strage del 2 agosto. Rinviata mercoledì 27 la sentenza del processo d'appello a Gilberto Cavallini, ex esponente dei NAR. Cavallini è stato condannato nel gennaio 2020 all'ergastolo in primo grado come uno degli esecutori materiali della strage che alla stazione nel 1980 ha mietuto 85 vittime, causando oltre 200 feriti. Cultura, al via da domani fino a domenica il Festival del Cinema Lesbico Some Prefer Cake, giunto alla sua 15ª edizione. La rassegna si terrà al Nuovo Cinema a Nosadella e negli spazi dell'adiacente Giardino Lorusso. Sofia Centioni ha sentito per noi la vice sindaca Emily Clancy. Il festival è arrivato alla sua 15ª edizione, è partito chiaramente come festival autoprodotto e lo è ancora per la maggior parte, ma per il Comune di Bologna è importantissimo sostenerlo proprio per fare in modo che continui a crescere, a sedimentarsi e diventare una vera tradizione, una ricchezza annuale della nostra città. E porta avanti anche un attivismo fondamentale per la storia dell'attivismo lesbico nel nostro paese, non solo come quello di Luchi Massa. Some Prefer Cake arriva quindi alla sua 15ª edizione e dà la possibilità di avere uno sguardo, un approfondimento del cinema lesbico per tutte e tutti noi, quindi anche in qualche modo dare visibilità al corpo, agli amori lesbici e questo è molto importante in termini di davvero costruzione di equità, di opportunità per tutte e tutti, per potersi rivedere sul grande schermo e in qualche modo identificare e anche per costruire e tramandare memoria, quindi davvero ogni anno un programma ricchissimo e molto denso e ringraziamo per questo, quindi sia Bologna Estate che naturalmente il patto di collaborazione LGBTQIA+ del Comune di Bologna sostengono con orgoglio questa iniziativa. Sport, basket. È andato al capitano della Virtus Bologna, Marco Bellinelli, il premio come miglior giocatore italiano e sesto uomo dell'anno. Stasera invece appuntamento a casa Virtus alle 18:30, quando la squadra saluterà i tifosi bianconeri per l'avvio della stagione. Previsto inoltre per sabato 23 lo scontro tra le Funere e l'Olimpia Milano nel primo match per le semifinali di Supercoppa Italiana. E siamo giunti al termine del GR Flash. Un saluto dalla redazione di Incronaca.